Nella serata di ieri si è chiuso il calciomercato e allora lo Spezia si è indebolito o rafforzato dalla finestra invernale di mercato. Andiamo reparto per reparto, partiamo dalla difesa. È partito il giocatore più importante della rosa, Kivior, ceduto all'Arsenal per una cifra importante, 25 milioni più bonus, e inevitabilmente il reparto arretrato si è indebolito perché è impensabile poter sostituire un giocatore che è andata a giocare addirittura in Premier nella prima squadra della classifica del campionato inglese. Il centrocampo invece si è rafforzato, e non poco, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, grazie all'arrivo di Esposito, giocatore che deve ancora ambientarsi in Serie A, ma è stato tra i migliori centrocampisti della Serie B, e Zurkowski, in attesa del suo recupero fisico, lo scorso anno ha spostato e come gli equilibri dell'Empoli nell'obiettivo salvezza della formazione toscana. Anche l'attacco ha delle potenzialità in più, grazie all'arrivo di Shomurodov dalla Roma, e quindi possiamo fare un bilancio dei giocatori che sono arrivati e dei giocatori che sono stati ceduti complessivamente in questo mese di gennaio. Marchetti in arrivo per la porta era tra gli svincolati, Moutinho e Wisniewski per la difesa, a centrocampo Esposito, Zurkowski e Cipò, per l'attacco gli arrivi di Krollis e di Shomurodov. Hanno lasciato lo Spezia invece, oltre a Kivior, Ellerson, Ristov, Cher, Sanka, Nguyen-Ba, e nella giornata di ieri in prestito alla Regina Strelec, nella speranza che possa definitivamente ambientarsi con il calcio italiano e averlo a disposizione il prossimo anno più formato e magari con un anno di Serie B alle spalle. Ma l'ultima giornata di mercato è stata contraddistinta da un vero e proprio giallo, quello di Daniele Verde, che nella giornata di ieri era stato accostato al Valladolid, un ritorno per il fantasista dello Spezia. Non se n'è fatto nulla, ma è inevitabile che sia un giocatore importante per la squadra da recuperare pienamente, ma finito ai margini nelle gerarchie dell'attacco di Mister Gotti nell'ultimo mese di campionato. Sarà fondamentale recuperare pienamente, mentalmente, Daniele Verde, perché la sua fantasia sarà importante, soprattutto in questo momento con Nzola ai margini, ma anche e soprattutto per il proseguo del campionato, per traguardare la terza salvezza consecutiva, l'obiettivo da raggiungere a tutti i costi per lo Spezia di Mister Gotti.